sommergerà, direbbe Ma no, qualcuno. io ormai non so cosa ci sommergerà, speriamo una risata. Ma su Napolitano andate avanti con Arrivederci. quella cosa là o no? Napolitano chiederemo l'impeachment perché è una persona che non rappresenta più, secondo noi, il popolo italiano. Insomma, è un presidente di parte e prendere delle decisioni così, no? C'è anche sconveniente dal punto di vista umano, perché in fondo noi rappresentiamo 9 milioni di Però persone, lui vi ha siamo andati invitato. qua, ma ci ha invitato dopo, quando i giochi sono fatti, è inutile andare lì a discutere del nulla. Ma Quando che giochi stiamo sono? lì, parlo Ma io, non mi anche guarda. questa però è una decisione importante. Decide solo lei o questa decisione dell'impeachment passerà per Vuoi che altre. ti faccia contento? Decido io. Ciao, grazie, arrivederci. Beppe Grillo insieme. Esiste questo senso di ansia, di torpore, di gente che non capisce più che cosa sta succedendo in questo paese. Quindi sarebbe meglio andare alle elezioni, secondo lei? Assolutamente, secondo me, in qualsiasi modo. E la cosa che non vogliono fare, probabilmente per i loro subdoli calcoli. Però prima o poi si arriverà. Io spero prima possibile, che non abbiamo molto tempo, forse non ma ci si vota. Non è partita una raccolta di firme in vista del Consiglio nazionale, ma so bene quale sarebbe la prima frase di qualunque documento io dovessi trovarmi a sottoscrivere, perché sarebbe il riconoscimento della leadership di Silvio Berlusconi. Indubbio non è questo e l'oggetto del dibattito non è neanche il nome di Forza Italia, che richiama anni bellissimi. Ci sono altre questioni di cui noi crediamo si debba discutere al Consiglio nazionale e le porremo all'attenzione dell'opinione pubblica, oltre che del nostro movimento politico, nei prossimi giorni. Braccio di ferro nel PDL sul passaggio dal PDL a Forza Italia e sulla leadership di Alfano. Berlusconi in una conferenza stampa ha definitivamente archiviato il PDL e lanciato Forza Italia, nessun passo indietro, quindi come avrebbero sperato ancora alcune colombe nel partito. Incompatibile il ruolo di segretario con incarichi di governo, ha decretato ancora Berlusconi, mettendo Alfano di fronte ad una scelta precisa. Ma sarà il Consiglio nazionale del PDL in programma i primi di dicembre a sancire formalmente la chiusura del PDL. Per Berlusconi con il governo si va avanti almeno fino a quando non ci sarà il voto sulla decadenza dello stesso cavaliere in aula al Senato. Non è pensabile, ha ribadito Berlusconi, andare avanti se escludono dal Senato il principale leader del centrodestra. Il nostro ministro degli interni, Angelino Alfano, gode del mio affetto, della mia amicizia, della mia stima. Sono stato io che l'ho proposto come mio successore nel congresso di 2 anni fa, e io credo che potrà essere ancora lui a mantenere questo ruolo. Ritiene assolutamente inaccettabile la richiesta di estromissione dal Parlamento italiano del leader del centrodestra sulla base di una sentenza infondata ed ingiusta e sulla base di una applicazione retroattiva della legge penale. Ribadisce l'impegno assunto solennemente dinanzi agli elettori a battersi per un rilancio vero della nostra economia. In tal senso, i nostri rappresentanti di governo, governo a cui continueremo a dare il nostro sostegno nel rispetto degli impegni programmatici assunti al momento dell'insediamento, quindi i nostri rappresentanti di governo, i nostri deputati e i nostri senatori, sono impegnati a contrastare ogni iniziativa che vada nella direzione opposta. Non servono gli out-out per ricompattare il partito, dice Cicchitto, ormai a fianco delle colombe, a fianco di Alfano, che ancora sperano di non dover dividersi dal partito del Cavaliere, ma che restano convinti nel sostenere il governo. Ma guardi, bisognerà in primo luogo capire che significa Forza Italia. Nel senso cioè che io mi tengo lontano dalle sigle. So che Forza Italia del 94 era un partito nuovo, che aveva una dialettica interna molto intensa, che rappresentava una certa fase della società italiana. Ora, fortunatamente, o meglio purtroppo, tra il 94 e il 2013 sono passati tanti anni, quindi un nome non è che blocca il film. Il film, diciamo così, è andato avanti nel bene ma anche nel male, e quindi dobbiamo rivedere, oltre che il titolo, anche i contenuti e la regia.